Edison da 125 anni è al servizio dello sviluppo delle imprese italiane e della crescita del paese. È la società dell'energia più antica d'Italia e una delle più antiche del mondo e già nel 1883 costruì a Milano la prima centrale d'Europa per la distribuzione continua di elettricità e dal 1931 riforniva di gas le case dei milanesi. Oggi Edison è uno dei principali operatori in Italia nel settore dell'energia, attivo dall'approvvigionamento alla produzione e vendita di energia elettrica e di idrocarburi. Particolarmente significativa è stata la decisione di entrare nel mercato residenziale con l'obiettivo di conseguire un migliore equilibrio fra produzione e vendita di energia elettrica e gas, diversificando la propria base di clientela. Dal 2002 al 2007 Edison ha realizzato uno dei più significativi piani di investimento energetico in Europa con circa 7.000 MW di nuovi impianti altamente efficienti e compatibili con l'ambiente. Nel 2009 Edison ha portato la sua capacità totale installata a oltre 12.300 MW e ha prodotto 41,6 TWh di energia elettrica, circa il 15% della produzione italiana complessiva. Edison intende promuovere una forte accelerazione nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nella generazione elettrica all'estero. In particolare, la società è presente in Grecia attraverso la joint venture Help Edison, che è operativa con una centrale termoelettrica da 380 MW a Salonicco e una centrale a Tisvi da 420 MW, attualmente in costruzione. Negli idrocarburi Edison ha una presenza integrata nella filiera del gas naturale, dalla produzione all'importazione, distribuzione e vendita, e sta sviluppando nuove infrastrutture di importanza europea che lo porteranno a consolidare il proprio ruolo di operatore leader nel settore energetico. La crescita del settore idrocarburi comporterà un forte impegno nella ricerca di nuove riserve, oltre allo sviluppo di nuovi siti di stoccaggio e infrastrutture internazionali per l'importazione del gas. All'inizio del 2009 Edison ha acquisito i diritti di esplorazione, produzione e sviluppo della concessione offshore di Abu Qir in Egitto. Questo investimento raddoppierà le attuali riserve e la produzione del gruppo. Nella seconda metà del 2009 è entrato in funzione Adriatic LNG, il terminale di rigassificazione di Rovigo, che importerà 8 miliardi di metri cubi all'anno di gas dal Qatar. Questa nuova struttura garantisce un significativo contributo al bilanciamento fra domanda e offerta di gas nel nostro paese. Edison sta inoltre sviluppando due importanti progetti per la realizzazione dei gasdotti Galsi e ITG, che collegheranno l'Italia rispettivamente all'Algeria e al Mar Caspio, aree notoriamente ricche di riserve di idrocarburi. Edison, una delle società leader nel settore dell'energia elettrica e degli idrocarburi in Italia, è la prima reale alternativa per i clienti del mercato energetico, finalmente liberi di scegliere. Edison cambia l'energia.